La comunità montana Valiorco e Soana compie 35 anni nel 2010. Vorremmo raccontarvi sinteticamente quali sono i servizi erogati e come l'ente ha cambiato nel tempo la sua vocazione e ha impostato la propria missione orientata al futuro. Sin dalla fine degli anni 50 nacquero in Piemonte i Consigli delle Valli e dal 1957 operò anche il Consiglio delle Valli Orco e Soana, composto dagli 11 comuni attuali, a cui si aggiungeva anche il comune di Canischio. Vennero poi costituiti i consorzi di bonifica montana, tra i quali quello del torrente Orco, le cui competenze passarono alle comunità montane il 28 ottobre del 1975. È quella la data di nascita ufficiale per la comunità montana Valli Orco e Soana. Oggi la comunità montana Valli Orco e Soana eroga servizi associati alla popolazione e alle imprese che i singoli comuni, piccoli centri di montagna, non potrebbero attivare da soli. Tra questi, il servizio di polizia locale, di protezione civile, lo sportello decentrato catastale, l'informa giovani, il telesoccorso e la teleassistenza agli anziani, l'assistenza alle aziende agricole e alle piccole e medie imprese e lo sportello energia. Tra le infrastrutture realizzate, che hanno come obiettivo fornire servizi che mettano a livello la qualità della vita degli abitanti delle valli con quella di pianura, vanno ricordate la rete per la distribuzione del metano in Valle Orco e quelle per la visione dei canali del servizio pubblico televisivo e per la connettività a banda larga. Le attività e la metodologia di azione della comunità montana hanno ricevuto nel corso degli ultimi anni numerosi riconoscimenti. Nel 1995 un progetto dell'ente dedicato all'agricoltura è stato segnalato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito di 100 progetti al servizio dei cittadini. Nel 2005 la comunità montana ha ricevuto la bandiera verde di Legambiente per l'efficienza e i corretti orientamenti con cui sono stati attivati piani ed interventi per la manutenzione territoriale a fine di riassetto di un bacino montano dopo l'alluvione del 2000. Ha poi ricevuto dalla Regione Piemonte il premio Buone Pratiche Associative Comunali 2006. Nel 2007 è stata premiata al concorso La PA che si vede, la TV che parla con te, nell'ambito di Forum PA a Bologna per la presentazione di Orso TV nella categoria Servizi Interattivi. Nel 2008 Orso TV entra nella top 10 delle Best Web TV 2008 italiane nell'ambito del concorso promosso dal Sole 24 Ore e dall'Università Yulm di Milano. Nel 2009 la comunità montana riceve il prestigioso premio Best 4 per aver ottenuto tutte le 4 certificazioni di qualità, ambientale, etico-sociale e per la sicurezza. La comunità montana Valli Orco e Soana è l'unico ente pubblico italiano ad avere ottenuto il Best 4. La comunità montana ha recentemente partecipato alle iniziative promosse dal Ministro della Funzione Pubblica Brunetta. Sul sito web Non Solo Fannulloni è stato selezionato dal Ministero il progetto WiPi e sono citati altri 7 progetti dell'ente. Inoltre, il progetto Catasto a Casa Tua si trova nella fase finale della selezione per Premiamo i risultati, mentre già oggi gli utenti del catasto possono esprimere la loro soddisfazione sul servizio attraverso le faccine degli emoticons. Infine, per l'operazione Trasparenza, tutti i dati relativi alla legge numero 69 del 2009 sono online sul sito istituzionale della comunità montana Valli Orco e Soana. La vocazione della comunità montana è cambiata nel tempo, da un ente programmatore a un ente esecutore di opere, sino all'attuale ruolo dell'ente come agenzia per lo sviluppo del territorio montano, riconosciuto dalla legge regionale numero 19 del 2008. Passare da ente prettamente amministrativo, programmatore e distributore di risorse pubbliche, a soggetto che si pone come attore locale per lo sviluppo del territorio, rappresenta una sfida che la comunità montana raccoglie in pieno, mettendosi in gioco con serietà e passione, identificando la propria missione condivisa in una migliore qualità della vita in un ambiente di qualità. L'utilizzo sostenibile delle risorse endogene come l'acqua, l'aria e le foreste
costituenti i beni collettivi sui quali si basa la green economy, consentirà l'autoproduzione del reddito, il miglioramento dell'innovazione e la crescita dell'imprenditorialità locale e conseguentemente degli investimenti. Ecco quindi che la comunità montana ha individuato con chiarezza la sua missione per il futuro, agendo come una effettiva agenzia di sviluppo per il territorio che da tempo opera in modo coordinato, in collaborazione con tutti gli attori sociali ed economici, per continuare a difendere e a migliorare la qualità della vita della gente della montagna.